stesso luogo. Sì, ci ritroviamo qui in queste condizioni particolari. Per me c'è un caleidoscopio di emozioni e di sentimenti. Da un lato la gratitudine per i nostri padri che hanno 100 anni fa voluto delineare il più grande progetto politico che i sardi abbiano avuto l'avventura di esprimere. Il dispiacere in questo momento per le difficoltà che la nostra terra sta attraversando e consentitemi anche l'amarezza per i tanti sardisti, i tanti militanti, i tanti simpatizzanti che oggi avrebbero voluto essere qui con noi per ricordare questa giornata e che in ragione della zona rossa e del Covid seguono in diretta, grazie ai mass media, questo evento. Allora mi sento di fare una promessa, come faccio a tutto il popolo sardo, questo è solo l'avvio dell'anno del centenario, ci saranno iniziative e occasioni nelle quali potremo trovarci tutti assieme a riflettere su questo evento. Avete previsto anche iniziative editoriali? C'era una rappresentazione teatrale che è stata forse rinviata? Sì, abbiamo visto con grande piacere che c'è un fermento nuovo. Tante iniziative editoriali che mirano a raccontare non solo la storia di questi 100 anni, che è storia comune tra la Sardegna e il Partito Sardo d'Azione, ma anche dei tanti personaggi che fanno parte del nostro pantheon laico, a partire da Camillo Bellieni per arrivare a Mario Melis, passando da Marianna Bussalai, da Antonio Simon Mossa, da Mastino, Giano, e i tanti che hanno contribuito con la loro azione a fare della Sardegna quel che è oggi, e cioè recuperare l'autonomia speciale nel 48, fare un progresso incredibile nel dopoguerra. Se ci riflettiamo, il Partito Sardo d'Azione, tutte le volte che ci sono stati grandi stravolgimenti, è sempre stato in prima linea ad avere l'onere di tracciare un percorso. All'indomani della prima grande guerra con la fondazione del partito, all'indomani della Seconda Guerra Mondiale, nell'Assemblea Costituente per redigere lo Statuto di Autonomia e nelle prime giunte autonomistiche. E poi negli anni 70, dopo la grande crisi dell'industria, del settore minerario, con il vento sardista e la prima giunta di Mario Melis. Oggi, fatalmente, in questa grande pandemia che sta provando profondamente la nostra isola e tutti i sardi, noi siamo ancora qui, nella trincea più avanzata, a cercare di portare l'isola fuori da questo guado. 100 anni dopo, gli ideali del sardismo come sono cambiati? Il sardismo ha avuto una così lunga vita perché parte da sentimenti, da identità universali, che hanno saputo declinarsi nel tempo, capendo e adattando le ragioni del tempo con i suoi valori e i suoi ideali. È chiaro che i quattro punti programmatici della fondazione, cioè la sovranità popolare, l'autonomia doganale e amministrativa, la questione sociale, erano allora la grande avanguardia. Dopo 100 anni ci sono avanguardie nuove, trincee nuove. I prossimi 100 anni dovranno essere scritti con un'attenzione alla sostenibilità ambientale, alla capacità di sviluppare una riduzione del digital divide, delle tecnologie che porti la Sardegna ad essere competitiva nel mondo, non solo per le sue bellezze paesaggistiche e territoriali, ma per la sua capacità di creare innovazione, ricerca. Oggi l'identità sarda si costruisce nel fare, con radici profonde nel passato, ma con uno sguardo verso il futuro. Questa ricorrenza vi trova a governare, al governo della regione, ma a governare qualcosa che non vi aspettavate, una pandemia. È un momento anche complicato per la legislatura, con i fatti di Sardara, l'aspettano in consiglio per riferire, lo farà. È un momento estremamente complesso perché la pandemia non è solo un fatto sanitario, è un fatto che sta provando anche economicamente e socialmente la tenuta non solo dell'isola ma di tutto il mondo. È una pandemia che propone interrogativi nuovi rispetto ai modelli di sviluppo, che determina il fatto che la globalizzazione come è stata disegnata non funziona, non è pensabile che ci sia un'unica grande fabbrica per tutto il mondo, la Cina. È l'incapacità dell'Europa, della Sardegna, del nostro paese di produrre ciò che le serve. Quindi l'economia e il mondo non sarà senz'altro più lo stesso dopo questo fenomeno pandemico. Noi ci siamo ritrovati a governare in questa congiuntura storica particolarmente difficile
e tutto il resto, mi perdoni, rispetto a questo è cronaca. Presidente, come avrebbero valutato, secondo lei, i padri fondatori del partito, quelli che hanno animato il congresso 100 anni fa, le sue scelte, in particolare la sua alleanza con la Lega? Guardi, leggere il presente con la lente del passato è sempre un esercizio, oltre che complicato, piuttosto sterile. Io mi chiedo come avrebbero letto Bellieni, che era federalista, le candidature all'interno delle liste del Partito Comunista Italiano negli anni 70 di esponenti come Melis e Columbu. Sicuramente in quel tempo quella era la scelta migliore per il partito. Noi sardisti abbiamo sempre cercato di coniugare l'interesse della Sardegna con le scelte migliori per lei e per il partito. Su Sardegna non ci dice proprio niente, Presidente. Chiuso il cerchio sulle partecipazioni. Sono abituato a parlare delle cose che conosco. Per chi vuole parlare di ciò che non conosce ci sono altre trasmissioni. Grazie. Presidente, sanità invece. Abbiamo questo grossissimo problema dei fragili, degli allettati, che attendono inutilmente una chiamata. Che cosa si sa? Che cosa gli si può dire? Dobbiamo fare di più, sicuramente. Dicevamo prima che la pandemia è stato un fenomeno straordinario da gestire. Ad oggi il sistema vaccinale ha dovuto subire diversi adeguamenti perché c'è stata un'incertezza di fondo della comunità scientifica, che prima ci ha detto che i vaccini AstraZeneca dovevano essere programmati solo fino ai 55 anni, poi fino ai 65, dopodiché ci ha detto solo oltre i 60 anni. Tutte queste incertezze hanno determinato continui cambiamenti nell'assetto del piano vaccinale. Oggi subiamo anche il rallentamento nelle forniture di Johnson & Johnson, ma abbiamo incrementato in maniera fortissima, tanto da aver esaurito le risorse di Pfizer e Moderna. Il punto dei deboli e dei fragili è un punto nodale che stiamo affrontando e contiamo nelle prossime settimane di riuscire a raggiungere sul territorio tutti. Per fare questo il mio appello più forte è ai medici di medicina generale. Loro sono il nostro esercito sul territorio, 1200 persone ramificate su tutta l'isola che possono, con il loro contributo, darci una potenza di fuoco sul territorio e una capacità vaccinale decisamente importante. Secondo lei al momento lo stanno dando questa collaborazione? Guardi, io ho insistito molto con l'assessorato e con la struttura perché i medici fossero coinvolti. C'è stata una trattativa piuttosto lunga, ora gli accordi sono sottoscritti. Attendo che ci sia una collaborazione con l'iscrizione sulla piattaforma AVAX per poter iniziare ad erogare questi vaccini. Al momento i numeri non sono ancora quelli che ci aspettiamo, ma sono certo che il senso di responsabilità e la voglia di contribuire tutti a questa grande sfida porteranno i medici di medicina generale a fare come hanno sempre fatto il loro dovere. Presidente, c'è una manifestazione di sindaci a pochi chilometri da qui a Simage stamattina. Ci sono dei paesi dove non è stata fatta neanche la vaccinazione a nessuno over 80 ancora. Ecco, questo è uno degli aspetti che si coniuga con quello che dicevo. In tutti questi comuni certamente c'è un medico di medicina generale che potrà contribuire alla diffusione di questi vaccini. Noi come regione abbiamo creato degli hub vaccinali molto importanti che stanno funzionando a pieno regime. Ieri abbiamo superato lo stock massimo mai realizzato di vaccini, oltre 12.200 inoculazioni. Stiamo rispettando appieno la tabella di marcia concordata con il commissario e con il governo, anche perché, non nascondiamoci, non ha senso andare a fare un numero di vaccini che ci porta ad esaurire le scorte e a rimanere fermi per giorni. Quindi c'è una pianificazione che dipende in larghissima misura dalla capacità di rifornire i vaccini. Presidente, rispetto alle riaperture annunciate ieri dal Presidente Draghi, la Sardegna più o meno è in linea con questo cronoprogramma? Noi auspichiamo che ci sia prima di tutto una riapertura stabile, perché credo che il maggior danno per gli esercizi commerciali e il tessuto economico produttivo sia dato dalle incertezze. Questo continuo passaggio tra aperture e chiusure è assolutamente deleterio, per cui condividiamo con Draghi l'esigenza della prudenza, dell'ancoraggio fermo ai dati scientifici, però vorremmo un programma che ci consenta, una volta che facciamo riaprire gli esercizi, di dargli la prospettiva di un'apertura stabile. Io vi ringrazio, grazie, perché dobbiamo rispettare anche...